Preparazione psicoattitudinale. Oggi sono con Orazio, un allievo del corso di preparazione Mental Program che ha svolto il corso da poco. È un concorso, insomma, proprio oggi, Orazio. Diciamo che oggi ho avuto l'idoneità per il concorso della Polizia Penitenziaria. Ok, Orazio, tu come mi hai conosciuto innanzitutto? Partiamo da qui. Io ti ho conosciuto tramite amica in comune, sì. Esatto, allora, cosa ti ha spinto poi a partecipare al mio corso di preparazione, Orazio? Vedevo qualche videocorso, quindi ho detto, ho visto che eri molto preparato, cioè ne sapevi molto, quindi ho detto io mi voglio fidare e ho fatto bene a fidarmi. Allora Orazio, tu quanti anni hai, scusami? Io ne ho 23. Ed è il tuo primo concorso o avevi già svolto altri tipi di concorsi? È il mio primo concorso. Ok, 23 anni, primo concorso, già sistemato, Orazio che vuoi più? Va bene, va bene. Allora, tu mi dicevi prima in chiamata che, insomma, ti è stato veramente poco utile il mio corso, giusto? Diciamo al contrario, è stato molto utile. Ok, perché dici questo, Orazio? Perché in confronto agli altri io sono entrato tranquillissimo, cioè è come se già era una... già l'avevo fatto il colloquio. Perché mi hai preparato benissimo, ti devo dire, noi ci siamo preparati in tutto. Il fatto di, anche se non sapevi qualcosa, il fatto di chiedere scusa e dire magari non la so, dopo appena esco mi vado a leggere qualcosa. Questa cosa ne abbiamo parlato molto, ne abbiamo parlato molto. Certo. Anche il Orazio, tu hai svolto diciamo una prima parte del corso all'interno della piattaforma di preparazione psicoattitudinale dove hai sostenuto delle video lezioni innanzitutto. Come sono andate queste video lezioni che hai sostenuto, Orazio? Bene, sono andato bene. Ok, miglioreresti del mio corso, insomma, in generale? Guarda, sincero, non per farti complimenti, io niente. Lasciate tutto per com'è. Tanto ormai il corso l'hai fatto, il concorso l'hai vinto, Orazio, quindi puoi dire qualsiasi pensiero, critico o non critico, quindi tranquillo. Io seguirei tutto di nuovo passo per passo, perché è come hai detto tu, sembra che comunque non sbaglio le domande che ci facevi, come dovevi rispondere, uguale. Io le stesse domande che tu ci hai fatto fare lo ritrovate lì. Una cosa che posso dire che mi è servita tantissimo, la presentazione. È stata fondamentale. Quindi rispetto agli altri, Orazio, tu hai notato che stavi molto sereno e tranquillo perché sapevi, giustamente, avendo fatto introspezione personale, sapevi cosa dire e come parlare di te a dei selezionatori, chiaramente. Sì, esatto. Okay. Quindi questo diciamo il succo del corso, in sostanza, il beneficio maggiore. E tu, Orazio, se ti posso chiedere, a un ragazzo, una ragazza che magari a te, dato che hai fatto questo concorso e questo mio corso, ti chiede, Orazio, come faccio a prepararmi per un concorso del genere? Tu cosa gli diresti? Subito, gli mando, non gli rispondo, gli mando Alvaro, subito, veramente, te lo giuro, subito. Perché dici questo, Orazio? Perché come prepari tu? Io ho seguito solo te, ma lo rifarei altri 100 volte, veramente. È l'investimento fatto a livello di tempo, di energie, di denaro, eccetera. Orazio, secondo te ne è valsa la pena? Esagerato? È poco? Guarda, stai investendo per un tuo futuro, quindi lo fai con piacere. E i soldi vanno e vengono. Se li spendi per cavolate, spendi per cose utili. Io lo penso così. Certo. Io l'ho spesi per cose utilissime, perché sapevo che mi servivano. Metti caso oggi ci andavo senza preparazione e mi trovavo lì, poi mi piangevo io stesso, io volevo essere preparato. Ok, quindi se volessimo dire anche Orazio rispetto alle consulenze individuali che abbiamo fatto noi due, no? Qual è il beneficio maggiore che tu hai ricevuto secondo te, avendo fatto il concorso proprio oggi, no? Stamattina? Dici sul fattore... Di preparazione, certo. Di preparazione, eh? Il mio beneficio è stato ascoltarti attentamente alle parole che dicevi, cioè non fare il corso tanto per, ma stare attento ai minimi dettagli, perché tu lo dici sempre, i minimi dettagli sono quelli più fondamentali. Certo. E infatti oggi le domande che mi sono state fatte erano i minimi dettagli, come dicevi tu. Certo, poi chiaramente non ci sono bacchette magiche per cui chi fa il corso ha il 100% di garanzia, però chiaramente hai potuto constatare con la tua pelle, insomma, però, la preparazione e l'importanza, no? Alba, io te lo giuro, la cosa più cara, io pensavo che c'eri tu davanti, te lo giuro, ho detto ma che, se copiate le parole, non lo so, cioè, io come rispondevo a te,
Oh, tu immagini, alla fine mi ha detto datti un voto. Ho detto Madonna, Alvaro sicuro. Bene, bene, ottimo. Va bene, Orazio, tu e i ragazzi che ci stanno ascoltando oggi, come insomma gli consigli, al di là del corso di preparazione psicofinale, no? Anche rispetto alle prove fisiche, un consiglio da dare al volo, cosa gli diresti? Io ho fatto la scelta di fare il corso prima di iniziare il concorso. Mm-hmm. Io ho fatto solo i quiz e poi subito mi sono preparato per il colloquio. È vero, non ho aspettato di passare i quiz, perché comunque volevo essere già pronto, metti caso, sapendo che andava bene qui alle prove fisiche, non dovevo avere quell'ansia di prepararmi all'ultimo minuto, ma fare le cose con calma. Questo è il mio consiglio. E quanto tempo hai dedicato, Orazio? Quanto tempo hai dedicato, più o meno? Io ho iniziato a dicembre. A dicembre, oggi è giorno 30 maggio, quindi più o meno un 5 mesi, però veramente tu hai fatto tutto con calma, diciamo, no? Ma poi tu mi hai seguito fino all'ultimo minuto. Mm-hmm. Quindi Orazio, no, non lo dire ad alta voce, perché poi i ragazzi mi dicono ma dottore ci può seguire per 6 mesi, quindi diciamo di no, cioè il corso dura più o meno un mese e mezzo, poi chiaramente io sono disponibile, se riesco vi seguo mensilmente fino a quando si arriva all'obiettivo, chiaramente, però... Ma noi ci siamo organizzati, però per questo dico che mi ha seguito fino all'ultimo. Abbiamo fatto un colloquio prima di aspettare che uscivano le convocazioni per vedere, ma nel frattempo io studiavo. Nel frattempo, dal primo colloquio a quando dovevamo fare il secondo, io mi studiavo le cose che lei già mi aveva lasciato, tipo la presentazione, di cosa parlare. Orazio, scusami, tu di dove sei più o meno? Io sono di Acireale, provincia di Catania. Ok, io non sono di Acireale. Come ti è venuto a fare il corso online rispetto a un corso in presenza, secondo te? Io non ci ho trovato differenza. Mm-hmm. Per me era la stessa cosa, anzi, tanto se ti devi sentire in imbarazzo, ti senti lo stesso, perché a primo impatto non è che mi conosci, quindi se mi fai una domanda su di me, ad impatto ci resto, o se è di presenza o se è online, è la stessa cosa. Certo, ma tra l'altro Orazio, anche ripetere alcuni contenuti, insomma farti dei video appositi per te nello specifico, no? Vedere le registrazioni, cioè tutta un'altra questione chiaramente. Ma te le puoi guardare quando vuoi, perché tu li carichi sul sito, quindi quando ti salta qualcosa vai su Facebook, c'è la pagina e te le riascolti tranquillamente. Va bene Orazio, che dire, complimenti per il tuo risultato, posso pubblicare questa video testimonianza nei miei canali, Orazio? Sì, puoi. Ottimo, grazie mille Orazio. Posso dire una parola? Certo. Sei stato grandissimo. Vabbè, sei stato tu pure grandissimo, a svolgere le indicazioni. Grazie veramente. Veramente grazie. Va bene Orazio. Allora, in bocca al lupo per il tuo futuro e ci aggiorniamo. Ti voglio bene. Ciao anche io, ciao Orazio.